Tragedia sfiorata all'alba in A27, auto percorre 40 km contromano prima di essere fermata dalla polizia stradale. Alla guida il giocatore della Rayer, Victor Sander, risultato positivo all'alcol test. Entrato negli studi medici associati di Noventa di Piave nonostante la porta chiusa e ha cercato di aizzare il pastore tedesco contro la sua dottoressa di base, la denuncia dell'ULS 4. Rispetto all'aeroporto di Treviso, quello di Venezia, una ripresa più complicata, a dirlo il direttore di Save, annunciando che però ci sono segnali di ripresa. Flash mob degli agricoltori a Venezia per essere ricevuti dal prefetto, una cinquantina in rappresentanza di quasi 3.000 iscritti per chiedere di portare a Roma le richieste del comparto. Si svolgeranno il 12 giugno le elezioni amministrative, 9 comuni del veneziano che eleggeranno il nuovo sindaco, di cui 5 con più di 15.000 abitanti. Con la fine dello stato di emergenza CTV, rinforzi i collegamenti del trasporto pubblico locale, saranno garantite più corse di battelli e vaporetti. A Venezia, con la fine dello stato di emergenza, è previsto per i locali che ne facciano richiesta il rinnovo a tempo indeterminato dei plateatici. Domande entro il 30 di aprile. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali c'è la cronaca con l'alba di follia che si è vissuta questa mattina in A27, dove un giocatore della Rayer, Sander, ha preso contromano l'autostrada. Sono stati minuti di panico. Quando io mi sono immesso sul rettilineo, mi sono trovato questa macchina che mi stava venendo contro sulla mia corsia di sorpasso. A raccontare l'incubo vissuto all'alba di oggi Fabio Poser, uno degli automobilisti che stamane ha rischiato di scontrarsi contro un'auto che ha imboccato la 27 contromano. Al volante Victor Sanders, 27 anni, giocatore della Rayer, che ha percorso una quarantina di chilometri prima di essere fermato dalla polizia stradale all'altezza di Mareno di Piave. È sempre Poser a ricostruire quei terribili minuti. Sono circa le 5:15, deve raggiungere l'aeroporto Marco Polo di Venezia, si trova sulla corsia centrale in fase di sorpasso, quando dopo una curva all'altezza di un rettilineo capisce che sta succedendo qualcosa. Ho visto dei bagliori che arrivavano dal retro della curva e poi ho capito essere gli automobilisti che davanti a noi, automobilisti e camionisti, stavano facendo delle segnalazioni con i fanali a questa persona che stava procedendo contromano. Ho fatto in tempo semplicemente anch'io a fare una segnalazione con gli abbaglianti, a scartare a destra, perché quanto potevo, perché avevo comunque un auto articolato sulla mia destra, e questa macchina mi è sfrecciata alla mia sinistra, e gli automobilisti e soprattutto i camionisti che erano alle mie spalle hanno continuato anche loro a fare degli avvisi luminosi con gli abbaglianti, ma questa persona non ho controllato essendo un rettilineo molto lungo. Sullo specchietto retrovisore non ha mai toccato i freni. A questo punto Poser chiama la polizia stradale, mentre sui tabelloni luminosi gli altri automobilisti vengono avvisati della presenza di un mezzo contromano e invitati a fermarsi sulla destra. Solo più tardi Poser si renderà conto di aver rischiato la vita. Nonostante fosse l'alba, la sezione alla guida mi ha dato una grande mano. Sicuramente la fortuna è stata dalla parte mia, e anche da quanto ho potuto capire di tutti gli altri guidatori. Gli agenti alla fine riescono a raggiungere l'auto di Sanders e a bloccarla. La serata del giocatore della Rayer, dopo la vittoria in Coppa, era proseguita in un disco bar di Mestre, dove intorno alle 2 erano intervenuti i carabinieri chiamati dagli uomini della sicurezza, sembra dopo un alterco tra lo stesso giocatore e un altro cliente. A quel punto il cestista si era messo alla guida della sua auto. A ricostruire gli eventi successivi la stessa polstrada. Sanders, all'altezza della barriera di Venezia Nord, aveva divelto la sbarra, imboccando la bretella dell'aeroporto contromano e percorrendo oltre 30 chilometri. Provvidenziale tempestivo intervento della pattuglia della polstrada, che prima con un'azione di safety car ha bloccato il traffico fino a quando ha raggiunto la Volkswagen, affiancandola nel tentativo di fermarla. Ma l'auto ha proseguito e solo dopo essere andata contro il guardrail centrale ha arrestato la sua corsa. Gli agenti hanno proceduto alle verifiche del caso. Sanders è stato sottoposto all'alcol test, risultando positivo. Per lui sono scattate una serie di sanzioni, la revoca della patente e una denuncia per guida in stato di
dell'ebbrezza, oltre alla segnalazione alla prefettura, visto che la polizia ha trovato nella sua auto alcuni grammi di sostanza stupefacente. Dura la reazione dell'umana Reyer, affidata ad un comunicato. Preso atto dei deplorevoli e gravissimi accadimenti di questa notte, si dissocia e deplora con assoluta fermezza la condotta del proprio tesserato. La società adotterà i più opportuni provvedimenti, offrendo in ogni caso la propria più ampia disponibilità e collaborazione alle autorità competenti. Dall'A27 a 90 di Piave per una nuova aggressione ai danni di una dottoressa di base. È entrato negli studi medici associati nonostante la porta d'ingresso fosse chiusa e ha pure cercato di aizzare contro i professionisti, in particolare contro la sua dottoressa, il suo pastore tedesco, con i medici che, intimoriti, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'aggressione al personale medico e sanitario a 90 di Piave, nella medicina di gruppo di via Guaiane, fatto avvenuto qualche giorno fa e denunciato dal direttore generale della ULS 4, Mauro Filippi, che condanna l'episodio a sostegno di tutto il proprio personale, sia alle dirette dipendenti che convenzionato, episodio per il quale i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne. La pagina dell'economia con la fotografia scattata all'aeroporto di Venezia da parte del direttore di Save. Noi puntiamo a cercare di ritornare il prima possibile a quello che era il 2019, no? L'anno base. Questo anno base dove Venezia rispetto a Treviso è un po' più lenta, proprio perché Venezia storicamente dipende tantissimo su quello che sono i voli intercontinentali. Fare previsioni numeriche in termini di presenze è difficile, se non impossibile, viste le continue variabili cui ci si è trovati di fronte negli ultimi anni, prima con il Covid, ora con la guerra e il caro carburante. Ma, evidenzia il direttore di Save, per l'aeroporto Marco Polo è più complesso rispetto a quello trevigiano. Noi siamo un aeroporto che un territorio che ovviamente si esprime moltissimo in termini di business travel, però è anche un territorio che è molto molto importante. Siamo la prima regione di visitatori esteri in Italia, di conseguenza finché i visitatori non tornano, Venezia arranca magari più di qualche aeroporto che è più fondato su quello che è il traffico domestico o outbound. Per cui la ripresa la stiamo vedendo. Anche se con occhio sempre attento. Ma un buon segnale è già evidente con l'apertura di una base Ryanair che porterà 100 nuovi posti di lavoro e 17 nuove rotte, nonostante i prezzi del carburante. Assolutamente sì, abbiamo lanciato appunto Treviso, ora Venezia, due basi qui in Veneto, lo facciamo in maniera assolutamente, ci crediamo molto, lo facciamo in maniera consistente e vediamo ancora tanti margini di crescita in questi territori. E siamo stati in grado di bloccare il carburante almeno per i prossimi 12 mesi in termini di prezzo. Sono comunque 30 anni che stiamo costruendo questo successo, lo facciamo e l'abbiamo fatto nel momento giusto, comprando appunto gli aeromobili nel momento giusto, avendo staff dedicato che non si ferma mai e continuando a lavorare duramente. Il sindacato dei vigili del fuoco ha diramato un comunicato dopo la notizia dell'indagine di Trapani su concorsi pubblici truccati per entrare nei pompieri e in polizia. C'erano anche degli indagati di Venezia, la notizia è dei giorni scorsi. Se tali accuse venissero confermate, scrivono, tali individui non possono essere considerati vigili del fuoco perché indegni di indossare la nostra uniforme e dichiararsi rappresentanti sindacali dei lavoratori. Chiediamo alla magistratura di portare alla luce tutte le azioni criminali compiute in questi ultimi anni e assicurare alla giustizia tutti coloro che hanno infangato il buon nome dei vigili del fuoco. Flash mob degli agricoltori questa mattina a Venezia per essere ricevuti dal prefetto, sul tavolo le problematiche drammatiche del settore primario. Siamo stati ricevuti dal capogabinetto del prefetto che ha preso l'impegno di inviare in giornata una nota alla presidenza del Consiglio, al Mise, al Ministero dell'Agricoltura e al Ministero della Transizione Ecologica per far sì che le nostre istanze, le nostre richieste arrivino appunto a questi tre tavoli importanti a Roma. Così gli agricoltori della CIA di Venezia al termine delle quasi due ore di mobilitazione sotto la pioggia in campo San Maurizio a Venezia. Con questo flash mob
manifestano le problematiche che stanno vivendo in questo delicatissimo periodo inerenti ai rincari. Agricoltori pesantemente colpiti dai costi di produzione e costretti a lavorare in perenne perdita, con un aumento del 200% del costo dei cereali, ad esempio, comparto inoltre direttamente colpito dalla crisi russo-ucraina. Sì, come sappiamo tutti, l'Ucraina è considerata il granaio d'Europa, per cui avendo bloccato le esportazioni, tutto il settore zootecnico attualmente si trova in grossa difficoltà. C'è una carenza di mais e di cereali e questo ha fatto sì che il prezzo schizzasse alle stelle. All'interno del nostro documento chiediamo al governo che venga fatta una pianificazione e che venga riconosciuto un incentivo per chi andrà a seminare mais. Richieste di incentivi anche per il settore florovivaistico, come anche orticolo, cioè per tutte quelle aziende energivore che non possono tenere spenti i macchinari perché andrebbe a ripentaglio la propria produzione. Le aziende praticamente stanno soffrendo e stanno chiudendo. Abbiamo dato manforte quando, nei tempi, dicevo prima, della pandemia. Riteniamo e sia giusto che adesso il pubblico si interessi a noi per sostenere, quanto minimo, di calmierare quei prezzi in cui riteniamo che sia una grande speculazione. Adesso la politica, con l'Election Day che è stato fissato dal Consiglio dei Ministri al 12 giugno, 9 i comuni veneziani al voto. Il 12 giugno 86 comuni della nostra regione saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco o eventualmente riconfermare l'attuale. Il turno di ballottaggio si terrà il 26 giugno. Si voterà in 13 comuni superiori ai 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. In provincia di Venezia saranno 9 i comuni chiamati a eleggere il primo cittadino e il consiglio comunale. Campagna Lupia, il cui sindaco è Alberto Natin, Jesolo con Valerio Zoggia, Marcon con Matteo Romanello, Mira con Marco Dori, Mirano con Maria Rosa Pavanello, Noventa di Piave con Claudio Marian, Pramaggiore con Fausto Pivetta, Salzano con Luciano Betteto e Santa Maria di Sala con Nicola Fragomeni. Una tornata amministrativa importante, soprattutto se si considera il fatto che 5 di questi comuni hanno una popolazione superiore ai 15.000 residenti. Si tratta di Mira, Mirano, Jesolo, Santa Maria di Sala e Marcon. L'elezione del sindaco dunque potrebbe arrivare al ballottaggio nel caso nessuno dei candidati ottenga il 50% più uno dei voti validi al primo turno. Lo stesso giorno si voterà anche per i 5 referendum sulla giustizia che hanno ottenuto il disco verde da parte della Consulta. Una sorta di Election Day simile a quello del settembre 2020, quando causa Covid si decise di far svolgere negli stessi due giorni regionali amministrative supplettive e referendum sul taglio dei parlamentari. Ultime ore per lo stato di emergenza, da domani si torna alla normalità o quasi anche sul fronte dei trasporti. Da domani, con la fine dello stato di emergenza sanitaria, torneranno a circolare a Venezia più battelli e vaporetti sul Canal Grande, nei collegamenti con le isole e per l'intera rete lagunare. Gradualmente, anche per l'aumento dei flussi turistici, si cercherà di tornare ai livelli pre-Covid. E non è un pesce d'aprile. A CTV, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale in città, d'acqua e di terra, potenzierà i servizi. Da domani ACTV Navigazione modificherà i servizi in funzione un po' della stagionalità e un po' dell'incremento dei flussi turistici che abbiamo ricevuto in questo periodo. Andremo a intervenire soprattutto sulla linea 2, prolungando il servizio serale notturno di collegamento Piazzale Romarianto per gestire sia la domanda turistica che il pendolarismo di chi finisce l'attività lavorativa dopo le ore 20, portandolo praticamente a mezzanotte. Novità anche per i collegamenti con le isole e nelle linee turistiche. Il collegamento turistico San Zaccaria-Murano di linea 7 tutti i giorni, e andremo poi ad intervenire con la linea 6, istituendola anche nei giorni festivi, andando così a migliorare i collegamenti tra il termine di Piazzale Roma e le località di San Zaccaria, Lido, alleggerendo anche in parte la linea 5152. Un progressivo ritorno verso la normalità pre-Covid. I collegamenti con l'isola di San Sevolo tornano
ai tempi pre-Covid, cercando di conseguenza di soddisfare una domanda che sta crescendo per quanto riguarda gli eventi congressuali che si terranno in isola, la riattivazione delle frequenze universitarie internazionali nell'isola. È un primo step che ci dà ossigeno e speranze e prospettive per il futuro, e verrà seguito successivamente da alcune altre operazioni di incremento dei servizi che si attiveranno con la fine del mese di maggio e l'attivazione dei servizi estivi. Colgo l'occasione per ricordare a tutti che da domani si potrà accedere ai servizi di trasporto pubblico di linea senza dover esibire il Green Pass. Questo quindi il vademecum della CTV, ma rimaniamo in Laguna per parlare di plateatici. Con la fine dello stato di emergenza, i locali senza concessioni potranno mantenere i plateatici Covid fino a giugno, così da Cafarsetti, che con una delibera di giunta approvata stamane per questa specifica categoria ha anche previsto la possibilità di ottenere la concessione a tempo indeterminato dietro opportuna richiesta, da valutarsi singolarmente e da presentarsi entro il prossimo 30 aprile. Richiesta che sarà valutata appunto caso per caso dall'amministrazione comunale e dalla sovrintendenza. Delibera questa studiata e proposta dall'assessore al commercio Sebastiano Costalonga in vista del termine delle concessioni straordinarie di suolo pubblico che erano state ideate, lo ricordiamo, per aiutare le attività a risollevarsi dal momento di crisi causato dalla pandemia. I carabinieri del CITES di Venezia hanno riscontrato delle irregolarità in una rivendita di animali di mira negli anelli identificativi di alcuni esemplari di cardellini e lucherini esposti. In una cella frigorifera in disuso inoltre hanno trovato oltre 100 esemplari di avifauna autoctona di dubbia regolarità. I militari, supportati da un esperto ornitologo, hanno sequestrato oltre 100 uccellini. In particolare per i ciuffolotti e i crocieri si provvederà al rilascio in zona montana boscata, mentre per le restanti specie è stata individuata un'area di liberazione in zona collinare, così dunque a Mira. E ritorniamo in Laguna, andiamo al Lido per parlare di un'importante rassegna che ricorderà anche Valeria Solesin. Sarà il primo grande evento dopo una lunga assenza che rilancerà il Lido e Venezia nella decisa ripartenza dopo la pandemia. Così Lido incontra la Francia e la cultura francofona. È la terza edizione della manifestazione che porterà al Lido di Venezia una ventina di incontri, con una dedica speciale alla studentessa veneziana Valeria Solesin, uccisa nel novembre 2015 a 28 anni nella strage del Bataclan. Lo scopo e l'idea della rassegna è di raccontare la cultura intesa in senso più ampio possibile degli incroci che ci sono stati tra la Serenissima, l'Italia e appunto queste varie culture che sono state la prima volta, mi pare nel 2016, con la cultura ebraica, due anni dopo con quella armena. Ci sono molte aspettative per un programma particolarmente ricco che spazia dalla letteratura al teatro, dalla storia al cinema e alla cucina. Lido Incontra è veramente un progetto, un programma di iniziativa di grande qualità, è dedicato alla Francia e agli aspetti della cultura, ma cultura in senso lato, come è emerso dalla presentazione, e credo che sarà molto interessante. E da Venezia è tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Bentrovati al meteo. Inizio di aprile nuvoloso e piovoso e anche il clima risentirà di questa circolazione instabile che interessa l'Italia. Vediamo dunque il dettaglio della giornata di venerdì. Sul Veneto cielo generalmente coperto con alcune schiarite più che altro in pianura nel corso della mattinata. Prevalgono però le precipitazioni, come vediamo, anche a carattere di rovescio, più frequenti sulle zone centro-settentrionali della nostra regione. Il limite delle nevicate si abbasserà fino a 1000-1300 metri all'incirca. Temperature sostanzialmente stazionarie, un po' più fresche, minime tra 5 e 9 gradi, massime invece tra i 9 e i 16 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso piogge moderate o abbondanti, specie nella seconda parte della giornata. In montagna nevicate oltre i 1000-1200 metri, probabilmente fino a fondovalle nel Tarvisiano. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui le precipitazioni saranno piuttosto frequenti, limite della neve a tratti sotto i 1000 metri sui settori settentrionali. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 12 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.